Buongiorno, oggi per me il cappuccino, però si sono sbagliati il cuoricino, di solito lo fanno a lei. Io sono più simpatica, sono più gentile. No, allora hanno fatto benissimo a farlo a me. E niente, oggi mamma mia, oggi parte il lunedì, come lo possiamo chiamare, il traumedì. Mamma mia, aiuto. Ragazze, sono tornata a casa da lavoro. In realtà ho fatto due step, uno al forno e dopo vi faccio vedere cosa ho preso, ma niente di che. E poi a prendere Auri, siccome ieri è stata un po' male. Oggi la porto dalla pediatra, abbiamo appuntamento alle 3, quindi vado da sola con lei, Claudio lo vedrò dopo, perché appunto ieri è stata molto raffreddata. Però non mi potevo prendere il giorno al lavoro e neanche Claudio, che ha iniziato un corso, e sinceramente non ci è sembrata così grave da rimanere a casa, e perché avevo un po' di raffreddore, pure io sono stata raffreddata, per cui insomma, quindi oggi per sicurezza la portiamo dalla pediatra, vediamo che dice. Comunque, a parte questo, niente, sono molto 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 felice perché oggi ho iniziato un corso di inglese di solamente 4 lezioni con Norma. Praticamente mi metto seduta così magari vi racconto. Praticamente è un corso, diciamo, intensivo, gratuito. Io credo che a fine di queste lezioni magari lei venda il proprio pacchetto, insomma non ne ho idea, però sinceramente uno dei miei buoni propositi di quest'anno è appunto imparare l'inglese, e ho deciso di iniziare da questo corso sinceramente per il punto principale, perché era gratuito, anche per capire se lei potesse fare o no al caso mio, perché poi non è che perché, diciamo, tu frequenti un corso non riesci poi, finito il corso, a imparare l'inglese, che tu magari non vali niente, non sei in grado o non sei capace, magari semplicemente non ti sei trovato con quel metodo di insegnamento, no? E niente, lei mi è sembrata veramente in gamba e quindi ho deciso di partecipare. Essendo gratuito, poi ho il modo anche di capire come insegna. E niente, ho finito la prima lezione, perché comunque dura 12 minuti. La cosa che mi ha colpito davvero tantissimo è che ha centrato il punto del perché io non so parlare inglese. Mi è piaciuto tantissimo l'approccio che ha. Ti fa delle domande principalmente sul perché vuoi imparare l'inglese, cosa porta a te stesso la conoscenza dell'inglese, no? Ognuno può dare la risposta che meglio crede. Io per esempio, perché vorrei imparare l'inglese? Innanzitutto perché all'estero non voglio sentirmi un ignorante, non voglio sentirmi, diciamo, in difetto, e vorrei comunicare con le persone. Mi piacerebbe tantissimo, in modo da conoscere anche magari le loro esperienze personali, la loro vita, eccetera eccetera. E poi perché comunque, anche essendo stata a Monaco, vedere che i miei coetanei, anche più piccoli o anche più grandi, sanno almeno 2-3 lingue, io so solo l'italiano, mi ha fatto sentire un po' in difetto. E quindi con l'anno nuovo ho detto basta, devo imparare l'inglese. In più potenzialmente c'è anche il trasferimento all'estero, dove in qualsiasi posto vai l'inglese è, diciamo, la lingua con la quale tu puoi comunicare con tutti, quindi non voglio ritrovarmi lì ad avere difficoltà anche a capire quanto devo dare in cassa al supermercato, o se magari voglio frequentare un corso, che ne so, di Pilates, non voglio sentirmi a disagio a non riuscire neanche a capire ciò che l'insegnante sta dicendo. Poi è ovvio che ci saranno parole e una volta che stai lì magari capisci meglio, però in generale per me stessa voglio arricchire arricchirmi e imparare l'inglese. Quindi ho deciso di iniziare con lei, vi stavo dicendo, sia perché era gratuito, quindi un attimo di infarinatura, e poi perché mi è piaciuto tantissimo l'approccio, in quanto comunque lei dice che l'inglese si può imparare a qualsiasi età, basta volerlo davvero, di focalizzare bene l'obiettivo, chiudere gli occhi e immaginarsi di saper parlare inglese, cosa cambierebbe. Anche a livello di curriculum è molto importante, quindi io, non avendolo, sinceramente anche per questo l'ho fatto, perché sicuramente mi aiuterebbe anche meglio a
trovare un qualsiasi tipo di lavoro. Per esempio, appunto, il cugino di Claudio lavora a Monaco e non conosce il tedesco, ma appunto lui lavorativamente parlando lavora in un'azienda internazionale, quindi per rapportarsi parla inglese. Quindi è assurdo che una persona, per esempio, va a vivere in un posto, non conosce quella lingua, ma bensì conosce solamente l'inglese, ovviamente, oltre alla lingua natia, eppure lavora ed ha anche una carica importante. Quindi questo vi fa capire di quanto è importante. Comunque, Norma dice che a scuola ti insegnano appunto l'inglese in una maniera diciamo impuntati ecco sulla grammatica ed è verissimo. Io mi ricordo che ho fatto tipo solo quasi un anno su le coniugazioni e queste cose. Lei dice non è che la grammatica non è importante, però vi basta pensare anche all'italiano. Voi sapete coniugare tutti i tempi, i modi? No, quindi tipo io sbaglio tantissimo il condizionale e il congiuntivo. Però dice comunque parlate l'italiano, la gente vi capisce anche se sbagliate un tempo verbale, per esempio, no? E questo è un po' quello, diciamo, che blocca molti studenti poi a parlare inglese, che comunque, diciamo, studiano, studiano, studiano tempi, modi, coniugazioni, eccetera, eccetera, e poi alla fine però non riescono a parlare, non riescono a capire nulla, perché comunque impariamo quelle formulette. Anche io mi ricordo tantissimo quando facevo la grammatica, era tutto un imparare a memoria, un ripetere, imparare e ripetere, che adesso mi sono scordata. E la stessa cosa dice a scuola con l'inglese, perché poi tu te lo scordi? Perché ovviamente impari quelle cose a memoria, il verbo essere, il verbo avere, poi ciao. E pensate, io avevo 9 in inglese, no? E un'altra cosa è che non fanno per niente parlato alle scuole. Io mi ricordo che quando ad esempio ci faceva leggere il testo, quelle rare volte, tutti ridevano appena uno pronunciava una parola perché magari si impegnava a leggerla giusta oppure perché magari la sbagliava, e quindi giustamente nessuno poi voleva leggere, quindi alla fine leggeva sempre la professoressa. C'è proprio questo concetto di paura nel poter dire un termine, sbagliarlo, perché si viene presi in giro o criticati, no? Invece dice, i bambini alla fine sentono i suoni e li ripetono, se li ripetono male non se ne fregano niente, quindi ha detto dovete un po' diciamo immaginarvi, è questo più che altro che vi fa imparare l'inglese, il non avere ostacoli a livello insomma di testa, di pronuncia, eccetera, eccetera, perché dovete essere tipo i bambini. Non è che uno se non è allenato non può imparare l'inglese, se ha smesso di studiare tanti anni non può impararlo, no, dovete superare il limite del suono e del ripetere, no? Dell'orale. Calcolate, io all'inglese, ragazzi, avevo 9, perché io lo so leggere, lo capisco, ma non so parlarlo. Anche quando ad esempio parlano, ovviamente se parlano lentamente io capisco, se parlano veloce tra di loro no, però diciamo che come comprensione riesco un pochino, ma ho proprio difficoltà a parlarlo e mi vergogno proprio a pronunciare anche un termine in maniera un po' più corretta per la riproduzione del suono. Quindi niente, ho iniziato questo corso. Se anche voi, diciamo, volete aggiornamenti, fatemelo sapere. Sicuramente sono appunto solamente 3 lezioni, quindi poi dovrò comprare un pacchetto online, ma non ho problemi di nessun tipo, perché appunto voglio impararlo, quindi sono contenta. Ho risposto praticamente lei ti fa la lezione e poi ti dà degli esercizi. Vi lascio, se volete partecipare, giù nell'info box il link, o comunque seguitela su Instagram, si chiama Norma Teacher, è famosissima. E quindi niente, se avete poi dei corsi online o delle app da consigliarmi, eccetera, eccetera, fatelo. E adesso, niente, torniamo, parliamo, saltiamo di pane in frasca, però questo era un aggiornamento importante. Voglio fare la mia pochette quotidiana per i trucchi, perché come vedete anche oggi sono struccata, semplicemente perché non Aurora dormiva, non volevo svegliarla e come al mio solito, insomma, non mi sono truccata. Allora, ho deciso di prendere tantissime cose del progetto smaltimento, almeno le mando un pochino avanti. Come correttori prendo questi due, poi mi metto anche il fondo, che dopo vado a cercare il tab, ho preso il cestino al volo, quindi non volevo svegliare Aurora. Poi spugnetta, vabbè, che serve sempre, gli devo dare pure una lavata. Come cipria prendo la Fit Me di Maybelline, che ho preso da Amazon. Comunque, vabbè. Tutto questo per dirvi che sto facendo la mia pochettina. Mascara ne prendo due, uno del progetto, ma questo, raga, è veramente quasi finito. E poi prendo questo di Makeup Revolution.
è un solo chiacchieriamo con voi. Il blush prendo questo qua di MAC, che è bellissimo, mi piace un casino, si chiama Gentle. E poi MAC, parliamone che da marzo non accetterà più i packaging per il back to MAC, no comment. Crema viso Lovren e poi vabbè come palette prendo la Soft and Glam e come diciamo illuminante vado a prendere il Pretty by Flormar, questo qua che è mezzo finito e mi manca solamente la matita con vabbè matita nera e poi prendo la matita labbra rosa perché questa settimana usiamo con i rossetti rosa e quindi come rossetto rosa vado a prendere il MER, che è un rossetto nude rosa, molto carino, anche dopo se riesco mi trucco, ma prima devo iniziare a fare un po' di sport, perché è il craving, prendo, ecco qua, questi sono quelli rimasti del progetto, e questa è la mia pochette, almeno mi trucco tutti i giorni senza avere paura di svegliare Aurora. Comunque stavo dicendo perché adesso voglio fare un po' di ginnastica. Ho visto Chiaretta qui su YouTube che oggi ha condiviso praticamente degli esercizi su un video online di YouTube che si chiama Fix Fit, il canale, e praticamente loro fanno dei video anche basici, tipo senza cardio o con cardio a seconda, di 28 minuti da seguire ogni giorno, insomma, volevo iniziarli a fare per rimettermi un pochino in forma. Ogni volta che dico questa cosa nascono polemiche perché giustamente c'è chi dice ma tu inizi sempre i percorsi poi non li porti mai a termine, perdi 8 kg, poi ti adagi, poi ricominci, insomma nascono sempre tante brutte critiche che io penso già una persona quando intraprende un percorso e lo fallisce già da solo lo sa che ha fallito, non serve metterci il carico, però ecco, essendo la mia vita e io condivido la mia vita, se inizio una cosa ve lo dico, non voglio aver paura di potervelo dire, di nascondervelo solamente perché poi magari posso fallire, sono umana come tutti, posso fallire, quindi magari più che diciamo mazzarmi, ecco, spronatemi o comunque invogliatemi, datemi forza e coraggio e tenete presente solo le cose positive che può apportare alla mia vita, ecco, questo volevo dirvi e niente, quindi inizierò un pochino a fare qualche 20 minuti, insomma, durante la settimana, più che altro, soprattutto in questo tempo morto dopo pranzo, ecco, in più a seguire ho iniziato anche il digiuno intermittente, infatti farò il digiuno 17. 7-7, quindi per 17 ore non mangio e per 7 ore sì, mi parte dalle 7 e mezza, quindi 8 e mezza, 9 e mezza, 10 e mezza, 11 e mezza, mezzogiorno e mezza, 1 e mezza fino alle 2 e mezza posso mangiare, infatti mi devo anche sbrigare perché sono quasi le 2 e dopo appunto farò gli esercizi. Allora, diciamo che io sono tornata da queste vacanze che pensavo di aver preso 5 kg, in realtà no, ho un peso che è aumentato, ne ho presi 2 durante tutte queste feste, quindi diciamo mi ritengo in un certo senso soddisfatta e in un altro no, però ecco, voglio mettermi sotto, voglio perdere peso, vorrei arrivare insomma almeno a 70 kg per quest'estate, perché comunque io essendo uno e 65-66 e avendo le ossa piccole, già quando arrivo a 68 kg sembro magra, cioè proprio sto bene, no? Quindi diciamo ecco che il mio peso forma quando sono andata anche dalla nutrizionista, dal dietologo, insomma in generale oscilla tra i 62-63, perché a 58 raga sono scheletrica, fino a un massimo di 68 kg, quindi questo più o meno è il mio peso forma, quindi anche se arrivo a 70 così e perdo questi 9-10 kg, possiamo dire anche 11, cioè sto veramente in forma, più che altro perché vorrei proprio mangiare meglio, non è solo una questione di peso, ma è proprio in generale cercare di mangiare meglio, anche quando magari voglio uno sfizio, voglio qualcosa di dolce, magari devo imparare a farmele io le cose, così so quello che c'è dentro, non ci stanno tante cose, conservanti, lavorazioni varie, però è molto difficile, soprattutto perché come sapete ci piace uscire e stare poco dentro casa, secondo me se si sta molto dentro casa è più facile intraprendere un percorso dimagrante, però non lo so, è un mio pensiero, una mia cosa che mi viene da dire in questo momento a getto.
Va bene, mi è arrivato anche un pacco, visto che sono 20 minuti che sto parlando. Allora, innanzitutto vi faccio vedere cosa ho preso al panificio. La pizza bianca per pomeriggio per fare merenda a Lauri e un panino integrale da dividere in due volte, in due pranzi, uno oggi e uno domani. Comunque del digiuno, ragazzi, non prendetemi come esempio perché io non ne so molto, so solo che quando l'avevo intrapreso avevo molta energia e a parte i primi 2-3 giorni più traumatici mi sentivo più energica, quindi non prendete me come esempio, ma ci sono tantissimi video di appunto esperti che appunto ne parlano e dicono i benefici, a cosa serve, eccetera eccetera. Grazie. Ho della zucca da surgelare che è già tutta cotta, precotta, e quindi questa la userò per fare le vellutate e le minestrine ad Aurora. Date il pacco della Nescafè Dolce Gusto che ho ordinato, mi è finalmente arrivato. Guardate tra l'altro lo smalto che devo rifarlo. Comunque, visto che avevano vari sconti, ho preferito acquistare su proprio Nescafè Dolce Gusto. Tra l'altro mi sono comprata appunto in offerta alcune cialde. Comunque poi mi sono anche scaricata l'applicazione della Dolce Gusto, dove praticamente ho scoperto che in ogni cialda ci sta, in ogni confezione, un QR code che ti dà diritto a dei punti, e c'è il catalogo con i punti, tipo puoi prendere i buoni oppure orologi, tipo l'Apple Watch, ovviamente con molti punti, però insomma se non credo ci sia una scadenza dei punti, comunque anche che c'è, uno ci prova e lo fa. Comunque vi dico quello che mi sono comprata, così lo andiamo a vedere per bene. Allora, ho preso innanzitutto quello che avete visto, caffè e latte. Per quando voglio uno sprint di energia è perfetto. All'interno ha 16 capsule, quindi sono 16 cappuccini, caffè e latte, e qui sopra ti dice quanto andrebbe fatto. Poi ho preso questo qua, il cappuccino. Questo dovrebbe essere classico, quello che già ho. Sì, infatti è quello che già ho ed è buonissimo, ve lo straconsiglio, sembra come quello del bar, super cremoso. Come vedete ne ho presi due, e qua ce ne sono però 8 e 8, quindi durano 8 mattine, diciamo, e perché appunto sono doppie, 8 di latte e 8 di caffè. Poi ho preso per Aurora ogni tanto, non lo so neanche se lo berrà mai, comunque, o anche per quando viene Valerio, per esempio, il Nesquik. Sono 16 all'interno, quindi durano 16 volte, e qui dice sempre a quanto e come si fa. Poi ho preso l'americano, questo l'ho preso per Claudio, visto che lui è patito di caffè americano. Ce ne sono sempre 16 e di intensità è 4, quindi abbastanza bene. Dice che è aromatizzato e proviene dal Brasile e Colombia. Questo dice che è rosti e cremoso, ed è vero, secondo me. Non mi ero accorta che consigliavano, cioè che dicevano anche le cose. Bilanciato. E di Starbucks ho preso due americano. Allora, qui c'è scritto americano Starbucks Veranda Blend, e ce ne sono 12 intensità 8, e qua ce ne sono 12 intensità, scusate, intensità 6 e qua 8. Uno dei due, non mi ricordo quale, sul sito ci stava scritto che all'interno ha un retrogusto di nocciola bruciata, insomma sembrava molto molto figo, e quindi gli ho preso questi due. E per ultimo ho preso l'espresso roast, perché purtroppo tutte le bevande fighe erano finite e quindi non le ho potute prendere, però insomma già che ho preso queste sono contenta, almeno vado avanti per un bel po'. Adesso devo capire, devo comprare un portacialde, un portacapsule, perché quello che ho io non basta più. Comunque ho preso 8 confezioni e sono soddisfatta, c'è la Torre di Pisa. Adesso niente, pranzo, vi faccio vedere al volo il pranzo, tanto abbiamo chiacchierato abbastanza, e ci vediamo dopo. C'è un altro cappuccino sotto, giuro, eccolo, e poi mi alleno.
se riesco prima che si svegli Auri e prima di andare dalla pediatra. Comunque mi sono scordata di dirvi i prezzi. I tre Starbucks li ho pagati 5,29€, tutti questi ognuno 5,79€. Non so se siano prezzi convenienti o no, so solo che mi ricordavo di averli visto 8-9€ in giro, quindi ho detto boh, forse saranno più convenienti e li ho fatti. Poi tra l'altro avevo il buono di 20€, per cui sinceramente va bene così. Niente, adesso li dispo. Questi sono i valori del cappuccino, questo è il caffè latte. Quelli di Starbucks non le trovo, magari stanno dentro, non lo so, ma sicuramente essendo per lo più caffè non credo abbiano chissà quante calorie. Il mio pranzo, tagliata di pollo, il cavolo che avevo fatto al forno e 40 grammi di pane. Buon pranzo. Ho in sottofondo la lavastoviglie, quindi perdonatemi. Comunque inizio, eccolo qua, questo qua, brucia grassi per perdere peso. Salti, un workout completo e impegnativo, ideale per il passaggio dal livello base al livello intermedio. Iniziamo! Praticamente dura 25 minuti e fa bruciare 225 calorie ed è praticamente un esercizio di soli 25 minuti, quindi lo possiamo fare tutte, zero scuse. 225 calorie si bruciano, non serve nessun attrezzo e la cosa carina è che non ci sono salti, quindi è proprio per i principianti. Trovate su YouTube ed è gratuito. Inizio. Che sudata, si vede in faccia, sono anche rossa, però l'ho portato a termine, questo è l'importante, morendo, ma l'ho portato a termine. Adesso mi vado a fare una doccia. Si potrebbe definire un lunedì di cambiamenti. Ragazze, mi sono docciata, se riesco adesso cambio lo smalto e corro dalla pediatra. Ragazzi, sono appena tornata dalla pediatra e niente, praticamente le ho anche detto che io ho un'allergia alla polvere, insomma cose del genere, e che anche io quando siamo andati lì in quella fattoria ho iniziato ad avere raffreddore, come sentite, e mi gocciava il naso, per cui anche se diciamo le prove allergiche sono sconsigliate sotto i 3 anni perché comunque possono cambiare tutto quanto, ho un po' deciso, ecco, sotto anche suo consiglio, di andare a fare le prove allergiche. Ora vediamo come, quando e perché. E fatemi sapere se succede anche a voi, perché comunque gli ho trovato i polmoni vuoti, cioè nel senso non ha muchi o cose tipo intasate, rantoli vari, insomma, quindi boh, non lo so. E ci ho comunque detto di fare tanti lavaggi, di appunto darle il Benteran e vedere se migliora in 2-3 giorni, e se migliora così presto potrebbe anche darsi che è quello, e quindi niente, ora vediamo un attimo, e comunque la devo richiamare mercoledì per capire se sta meglio o peggio, mercoledì sera o giovedì mattina, insomma a seconda se sta meglio o peggio. Se sta bene posso chiamarla anche giovedì, se sta male no. In base a questo vediamo la terapia che inizia adesso praticamente, e quindi nulla, sono più tranquilla perché non è niente di grave. Adesso Claudio sta dal gommista perché in tutto ciò ci si è bucata la gomma, c'era un chiodo praticamente, e c'è un chiodo, e quindi niente, vamo a fargli mettere la toppa dal gommista. Calcolate che ci è successo quando siamo andati dai nostri amici a Torvaianica, e ve l'avevo già detto, e quindi ero un po' in ansia, però vabbè, infatti ieri siamo usciti con la mia. Comunque niente, è tutto risolvibile, costa anche relativamente poco. Adesso vado ad editare, comunque giornata super proud per me, e niente, sono contenta un po' di aver iniziato questo 2023 cambiando le abitudini. Adesso voglio fare un dolce light, magari da portare come spuntino a merenda al lavoro per darmi quel quid di dolce. E tra l'altro ho già bevuto 1 litro d'acqua,
quindi anche questo è un obiettivo di bere di più. Oggi ho proprio parlato tanto, scusatemi ragazze, si vede che ieri non ho vloggato per niente, ho dovuto recuperare. E appena arriva Claudio, comunque vado a prendere i soldi che ho incassato al mercatino dell'usato, poca roba. Però li vado a prendere perché devo portare una cosa e poi niente, andiamo da Lidl a fare un po' di spesa. Alla fine non mi trucco perché non ne vale la pena per andare da Lidl. Al massimo metto il correttore, così stasera mi faccio una maschera e bevo anche la tisana perché comunque la diciamo il digiuno intermittente prevede di bere tisane, tè, insomma, per apportare, per levare un pochino il senso di fame e per apportare benefici. Comunque andiamo alla Lidl perché ci sono tantissime cose carine, tipo cinesi, insomma, poi ve le farò vedere asiatiche, insomma, la settimana asiatica, dove ci sono tipo tante verdure wok che a me piacciono un sacco, quindi le voglio assolutamente comprare. Ragazze, sto provando Starbucks, quello americano, vediamo com'è. Viene lunghissimo perché è il massimo sopra. Allora, il caffè americano era buonissimo. Mamma Qui mia, c'è sì. anche Rorina. Claudio dice così perché gli ha ricordato quello che beveva. Beh, sì, è proprio molto 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 simile al caffè americano vero e proprio. Abbiamo sogno. Comunque, niente, io adesso sto uscendo. Abbiamo deciso, visto che fa molto freddo oggi a Roma, che esco da sola. Tanto Claudio è tornato tardi perché alla fine tra il gommista, una tra commissione che doveva fare, è arrivata alle 6:30. Adesso sono le 7, ho finito di editare, quindi esco al volo io. Compro un po' di cosine e nel frattempo Claudio fa cenare la bimba che ormai ha fame. Allora, alla fine sono andata da sola a vedere le novità cinesi perché ho avuto paura che poi non le trovavo più. Come vedete c'è di tutto, passiamo dai gyoza, gyoza, non so come si dicono, agli involtini, ci stanno tantissime paste, insomma trovate veramente di tutto. La cosa carina è che i ravioli erano in diversi gusti, c'era appunto salmone avocado, insomma ispiravano davvero tanto. Come paste poi c'erano i noodle, gli udon, insomma, gli involtini primavera. Infatti, vedete che nel cestino ho messo un sacco di cose. C'erano anche degli snack, salati. Ragazzi, Elena è andata a fare la spesa, io ne approfitto per cenare perché purtroppo abbiamo ancora la dieta sfalsata, cioè io digiuno la mattina mentre lei la sera, quindi dobbiamo un attimo adeguarci. Stasera mangio queste due tartare di manzo prese da Lidl con questa verdura che è un mix di verdura giapponese, visto che c'è la settimana giapponese. E qua c'è una manina che sta rubando nel mio piatto. Buona cena! Allora ragazzi, sono tornata, Io sto Claudio qua neanche si dietro. vede, comunque ho preso una super busta Lidl e adesso tirerà fuori Claudio quello che c'è e vediamo chi indovina il prezzo. Allora. Vabbè, questi stavano in offerta, li ho presi come snack da portare al lavoro, sono dei semplici cracker, i cereali e semi, grano saraceno e semi di chia, meno del 30% di grassi saturi. Poi Poi, snack per Aurorina. sì, che sarebbero i fake Kinder Pinguì per farvi capire. Ora passiamo alle cose Secondo me il fighe. sapore è uguale. Allora, della settimana cinese abbiamo gli edamame, buonissimi. Sì, li ho presi. Che a noi questi ci piacciono proprio così. Come questa verdura mista, guardate qua, saltata in padella si farà questa. Sì. Ma ce ne sono di diverso tipo. Se trovi anche l'altra mi faresti un favore. Praticamente, a parte questa, Eccola. c'ha per 200 grammi 99 calorie. E Ma non questa, capisco pure la differenza. Cioè, nel senso che a vedere le figure ci stanno uguale. diverse. Verdure, sì. Sì, vediamo se lo dice in italiano. Eccolo qua: mix di verduri con funghi, salsa speziata a base di latte di cocco in polvere. E all'interno ci stanno carote gialle, germogli di fagioli mung, spinaci, castagne d'acqua, porro, bambù, asparagi verdi e funghi. Dove l'hai letto? Ah, qua ci sono carote gialle, carote rosse, porro, germogli di fagioli, Ah, vabbè, sono mungo, simili. bambù, toccole e castagne d'acqua. Pure di là, sono abbastanza simili, Forse diciamo. cambierà il modo in cui qualche spezia, qualcosa. Sì, sicuramente. Li Anche i tempi di assaggeremo. cottura sono simili.
Poi, sempre settimana cinese, ci sono questi spaghetti di noodles, sono, sono noodles di 4 minuti, si cuociono, e questi ci sta scritto pasta di frumento. Vabbè, i noodles classici, insomma, da fare col brodo, un po' di verdura. Esatto, o anche come pasta, no? Ah sì, due pacchi di questi, giusto? Sì, stavano a 99 centesimi, quindi ne ho approfittato. Poi, questi... una caponata... già pronta, raga, perché quando andiamo di fretta è più Claudio facile. Non vuole mangiare verdure. Non è vero. Questo è nuovo. Patate dolci e patate grigliate, top! Alla griglia, sì. Okay. Questo anche per Aurora, le patate dolci poi sono buonissime secondo me. Poi, e questa è tutta, c'è anche questa settimana qua che è quella approvata dalla agricoltura italiana, esatto, sono tutte e due. Poi ci abbiamo, vabbè, latte, del latte. Aurora, che non sono più quello Parmalat alla Lidl, non c'è più il latte Parmalat. Sempre per Aurora. Cappellette al prosciutto crudo. Stesso motivo, quando arriviamo tardi per darle qualcosa. Che perché questi non sono sani, mentre i gnocchetti sono sani, anche per noi vanno benissimo. Ah, abbiamo perso questi, ragazzi, guardate, i ravioli. I ravioli, questi sono con maiale e verza, quindi sono i classici, ma c'erano salmone, avocado, gamberetti, ce n'erano diversi. Però io ho detto, vabbè, andiamo sul classico. Poi ci sono gli udon noodles. Buoni pure questi con farina di riso, anche questi in teoria sono pochi calorici comunque. Beh sì, amo, dai, vabbè. Poi abbiamo petto di pollo, sì, questo ho pensato di abbinarlo alle verdure, bravissimo. E il petto di tacchino, il petto cosa. Di tacchino, ho cambiato diciamo proteina, ma siamo là, tutte e due carni bianche. Ricottina fresca per la pasta ad Aurora, che gli piace tanto. E poi penso basta, no, bresaola, questa perché amore, preso. Grazie amore. Poi ha ripreso solo un succo, uno, perché non so se gli piacciono questi qua della Fresciona, e ho preso questi qua che sono dei brick che Aurora mangia, sono buonissimi, bio. A me la fragola è banana, solo frutta, e però ogni tanto Aurora fa i capricci e non li vuole. Prima non li voleva, poi da mia cugina li ha mangiati, però siccome quelli hanno anche il biscotto dentro, magari questo è solo frutta, non so se lo mangio, quindi siccome costano quasi un euro, beh, sì, ho detto ne prendo uno, vediamo se lo mangio, se lo mangio poi glieli compro ovviamente. E poi vabbè, sale per la nostra figlia che c'era finito della boccina. Quanto ho speso? Secondo me hai speso 53 euro. 37. Madonna, così poco. Io penso, io ho detto, madonna quanto ho speso. Invece tu. Quindi sono stata brava, dai. Questa era tutta la spesa. E adesso la sistemiamo e poi ci andiamo a vedere, penso, un film su Netflix. Sì. E ci facciamo anche, se riusciamo, una mascherina. Quindi ci aggiorniamo magari dopo. Se non riusciamo, ci vediamo direttamente. A dopo. Domani. Ah, ci vediamo sicuro? Eh sì, dai. Va bene, anche con la tisana perché ho fame. Nina pronta ai frutti di bosco, questa è del DM tedesca, quindi mi ricorda la vacanza a Monaco, che bei ricordi.